Ciao! Avete realizzato le calze per la Befana insieme a Creative Mami? Sì, sono sicuro di sì. E per i bimbi piccoli, quelli che non mangiano le caramelle? Non ci avete pensato? Beh, allora seguite questo tutorial, ne realizzeremo insieme una super veloce. Il necessario è davvero semplice. Tutta la carta che è rimasta dei nostri regali di Natale. Cartoncini colorati, tanti ritagli di cartoncini colorati. Forbici, colla a caldo, dei pompon colorati, una penna, il cartamodello che abbiamo utilizzato nei precedenti tutorial e il giochino per il nostro bimbo. Mettiamo in doppio la carta, diritto su diritto, in questo modo. Poi prendiamo il nostro cartamodello e teniamo presente che il giochino è un pochino più grande rispetto a questo cartamodello. Allora tracceremo le linee un po' più larghe rispetto al modello. Ci servirà solamente come guida. Ecco fatto! Ora ritagliamo tutta la sagoma. Tutta la sagoma della calza. Ecco qui tagliate le due sagome della calza. Ora le sovrapponiamo rovescio su rovescio, in questo modo, così, e con la colla a caldo andremo ad unire tutto il bordo. Eccola qui pronta, ben sigillata. Ora andiamo a decorare. Prendo il mio cartoncino colorato, lo metto sotto la calza, sul bordo, così, e poi vado a tracciare con una penna il contorno. A questo punto piego in due il cartoncino. E vado a ritagliare tutto il contorno del bordo. Ecco qui, ho ottenuto le due parti che andranno a decorare la parte superiore della calza. Ora attaccheremo una qui davanti e l'altra dietro. Guardate già quanto è carina. Ora prendo uno dei cartoncini colorati e farò la stessa cosa. Lo metto dietro alla calza, più o meno a questa altezza, così. Traccerò di nuovo il contorno, così e così, faccio un segno qui, poi lo unisco. A questo punto piego di nuovo il cartoncino nel punto dove ho fatto il segno, anche se si vede non vi preoccupate, tanto poi andrà nascosto. Ritagliamo. A questo punto, se le avete, le forbici queste qui, le forbici allegre, tagliate tutta la base. Se non ce l'avete, non importa, fatelo con le forbici normali oppure con quelle da zigzag. Ecco fatto, sono pronte altre due decorazioni che andremo ad incollare proprio qui. Ecco qui, ora andiamo a rifinire anche questo piccolo bordo con un nastrino colorato. Lo possiamo sempre attaccare con un pochino di colla a caldo, così gli diamo ancora più colore. Ecco fatto, ma ogni calza che si rispetti ha le sue toppe.
incollate i pompon con un pochino di colla a caldo, così. Ecco fatto. Guardate che bella, la calza è quasi pronta, ora non ci resta che scrivere il nome del bimbo qui. Ed ecco terminata la nostra calza. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Continuate a seguirci nelle storie di Creative Mami nel canale YouTube. Ci sono tantissimi tutorial. Ciao, a presto!